Ma dove siamo qua? Che cos'è tutta questa cosa assurda, pazzesca? Guardate lì! E tutto questo è vetro! Peraltro quella è la luna della notte, perché purtroppo è notte. E tecnicamente noi dobbiamo cercare, mi è stato detto, un pulsante per poter andare su uno di questi pianeti, che deve essere qua in giro. E noi dobbiamo cercarlo, raga. Prima di tutto guardate però questo bordo. Che figata tutto questo. Oh mio Dio. Manco a dirlo, non si può spaccare. Cioè, nel senso, io non posso spaccarlo, raga, purtroppo. Oh, salta. Raga, che bello. Questa cosa va proprio fino a sotto e fa proprio il giro, capito? Cioè, nel senso, noi non possiamo, volendo, nemmeno uscire da sotto. E questo è il problema. Cioè, nel senso, non è che tu puoi scavare sotto e poi uscire dalla bolla. No, no, questa bolla ti tiene proprio qua dentro e non si può uscire. È strano, ma allo stesso tempo è affascinante. Comunque, in tutto ciò, avevamo trovato il pulsante per poter andare sul pianeta. E ricordiamoci che su questi pianeti è stra pericoloso andare, perché c'è... ci sono i Rainbow Friends, esattamente. Però questi non è che sono pianeti dei Rainbow Friends, questi sono proprio pianeti maledetti di per sé, che presentano, diciamo, delle entità. E in questo caso, oh no, in questo caso dovevo avere la grandissima idea del... cioè, proprio, devo avere proprio l'immaginazione che dovevo farmi una spada, dico io. Perché se no, questa è la cosa che capita, eh. E beh, no, se capita adesso però non va bene. No, ti prego, no. E vai via, stupido coso. Allora, dobbiamo mantenerci forti, perché qua magari riusciamo anche a spingerlo giù, sto tizio antipatico. E poi quello in realtà non è un pianeta. Quello è tipo un cilindro che sta nel cielo e che probabilmente al suo interno nasconde delle cose che adesso... Ma tu che cosa ci fai? Ma raga, sto qua è... Allora, cerchiamo di attirarlo al bordo, qua, ok. Oh, ok, bene. Spittopolo giù, via. Perfetto, ok, bene, 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 bene. Ok, un'idea, un'idea, un'idea. Scendiamo, scendiamo, scendiamo. Veloce, 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 veloce. Arrivi quel pazzoide. Via. Bene. Ci siamo chiusi dentro. Ora, tecnicamente, quell'antipatico non ci può far più niente. Ah, mentre sto craftando la mia bellissima spada, sto vedendo anche qualcosa, però. Sto vedendo che sto qua è rinato sempre sopra, come avete visto. Adesso io sto cercando il signorino, cioè dico il command block. Aha, proprio qua, per fortuna che tipo non siamo andati, non siamo andati. Devo stare pronto però, ci picchia a me, mannaggia. No, 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 questo qua mi sta ammazzando. Aiuto. Ok, scendi, 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 via, 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 via. Ok, raga, purtroppo sto notando che non abbiamo tempo di vedere il prossimo cilindro. Però chiaramente questa può essere una serie per... l'avventura dei pianeti. E non lo so, scrivete voi il nome. Questo nome mi sembra un po' stupido, però vabbè, insomma. Nel prossimo episodio capiremo che cosa c'è dentro questo cilindro. Scrivetemi se lo volete, ovviamente, nei commenti. Iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao.